partita in questo momento, la prima delle 10 per questi atleti. Una caduta all'ingresso della curva che coinvolge direttamente. Dopo questo corso stavo vincendo tre giri alla conclusione, partendo da adesso, partendo da questo istante tre giri alla conclusione. Intanto due atleti sono rimasti più volte in una caduta proprio all'ingresso della curva, sono già rialzate, quindi sembrerebbe senza completamente conseguenze. Il personale naturalmente è a disposizione per l'assistenza voluta. Ritorniamo nel merito della cronaca della gara. Siamo a due giri dalla conclusione in questo istante. Sono rimasti con i volti in alto di tassino la componente di che era la componente circa più piccola della loro prova. Fortunata che compromesso l'esito della loro prova. Atlete che stanno avvicinando al passaggio dell'ultimo giro, quindi della campana, e poi ancora un giro da concludere per chiudere la nostra prova, quindi anche un giro intero dell'impianto sportivo di Paderno Mare. Intanto il gruppo si è considerevolmente allungato, lo possiamo vedere proprio in questo istante con la battistrada che è allungata anche la risposta. Preso in altrimenti una più vicina, forse la 21 minuti di vantaggio nei confronti delle sue sirene in assistrici che si sta avviando quasi in forma solitaria a prendere il traguardo. Come ho detto più volte, come ho avuto modo di dire prima, non è tanto il piazzamento della propria batteria, ma il tempo conclusivo che risulta essere per questa prima finale di 2.33 e 93. Lo ripetiamo, 2.33 e 93. La gara non è ancora ultimata, naturalmente attendiamo il sopraggiungere di tutte le atlete che hanno preso il via, perché come abbiamo avuto modo di dire, la gara su una distanza così lunga prevede che era... Seconda finale in programma. Ricordiamo la famiglia degli atleti che riprendono parte: Alessandro Mattone Campagna, Sara Moro Bonalone di Vicino, Ponzi, San Martino Dainese, Cazzaniga. Per tutte queste atlete tre giri alla conclusione da adesso. Il gruppo si sta mantenendo ancora sufficientemente compatto dopo il passaggio dei tre giri della conclusione. Vedremo lo svolgimento di questa gara. Escono dalla curva in questo istante per affrontare il traguardo dei due giri alla conclusione. Due giri alla conclusione, proprio su questo passaggio stiamo assistendo a questo lungo portato dalla concorrente Bonavoli Chloe, numero 106, questo momento una decina circa con la possibilità di contatto di fronte alle sue rette avversarie che sono ovviamente subito. Siamo allo spiro della campana, ultimo giro anche per queste rette, però ritroviamo la fondamentale del tempo quando ci si piazza all'interno della propria rimanere con il tempo con cui la
di questa finale per atleti che stanno transitando davanti a noi per superare il traguardo dei tre alla conclusione. Di questo lungo portato dalla forte colore della bianca in line verticale, superando anche il traguardo dei due alterni, sempre corti della bianca in line che sta procedendo solitamente. Ancora dentro, lo sa bene, e alla fine sarà spinto a determinare classifica finale di questa prova. Questo si sta avvicinando a superare il passaggio dall'ultimo giro, come chiamare la scuola di campana dell'ultimo giro, come ultimo giro anche per queste atlete che lo stanno inseguendo in questo istante, che stanno superando anche loro il passaggio dell'ultimo giro, l'ultimo tratto di percorso prima di sempre forti, che hanno ulteriormente aumentato il proprio vantaggio, che sta andandosi a chiudere la propria prova. Vedremo con che tempo indicativo andrà a chiudere il tempo indicativo per lei, 2:12.86, 2:12.86, quindi viene ulteriormente abbassato il tempo realizzato in precedenza dalle altre tre prime due finali. Questo tempo più basso assolutamente, gara che sta avviandosi alla partita, anche la numero 4. Siamo all'ingresso della prima curva che porterà tutto il gruppo di atletica per il momento, semplicemente contatto al traguardo e tre giri alla conclusione. Tre a termine partendo da adesso. Thank you.
testa che sono stati raggiunti da Anthony Frank e quindi dobbiamo rispondere a questa domanda quanto incerta che si può avere per prima partita abbiamo una prima resistenza ma ora impiegano a coprire questa distanza che risulta essere di 2:16 e 0:3 Vai. Mentre stanno a bianco qui a superare il traguardo dei tempi alla conclusione superato in questo momento